L'incontro sull'isola della Sinara tra operai dell'Alcoa di Portovesme e della Vines di Porto Torres è stato l'incontro tra due anime della Sardegna, tra il nord e il sud, eternamente, scioccamente, divisi da una manciata di chilometri. Sull'isola tristemente ribattezzata dei Cassi Integrati è approdata insieme al vento freddo e forte di Maestrale la solidarietà viva, vera, di chi soffre nelle stesse condizioni il momento difficilissimo della crisi del lavoro, delle aziende che chiudono o minacciano di farlo. Difficile descrivere emozioni e sensazioni che hanno accompagnato questo momento che qualcuno ha definito storico. Difficile dare didascalie agli sguardi fieri, agli occhi lucidi dei più giovani e di chi ne ha già viste tante. Per questo lasciamo lo spazio alle immagini, ai suoni e alle parole di questa gente di Sardegna che lotta con orgoglio e dignità per non soccombere. Lo facciamo con il diario di un giorno particolare. La lotta, il posto di lavoro non si tocca, non si tocca. Insulti ci vedete, unito nella lotta, il posto di lavoro non si tocca, non si tocca. Questo giorno, nonostante le condizioni atmosferiche, è importante perché lo aspettavamo da tempo e con l'arrivo degli compagni e amici dell'Alcoa noi vogliamo lanciare un messaggio alla Sardegna, all'Italia, di due lotte operaie che si uniscono, quella dei lavoratori del Sucis e quella dei lavoratori del petrolchimico. Ci auguriamo che questo segnale venga accolto dal governo, che finora sulla nostra vertenza sta veramente dormendo. E lo devo dire, speriamo che questo segnale colpisca anche i nostri sindacati nazionali dei chimici, che sulla vertenza ritengono ci stiano dando l'appoggio necessario. Questo lo dico perché so che il pensiero di molti miei compagni è addirittura vergognoso, che non ci hanno dedicato neanche una riga sulla lotta di molti miei compagni, anche di gente che ha quasi 60 anni, che da oltre una settimana è alla Sinara e sta dormendo nelle celle che furono celle di ergastolani, e sta dormendo al freddo e anche da due giorni senza luce. Dopo diversi mesi che abbiamo iniziato questa battaglia, ora inizio a pensare di essere ottimista. Prima non lo ero, però forse una luce alla fine iniziamo a intravederla e ci stiamo sperando. Avete sentito la vicinanza delle rappresentanze sindacali e delle istituzioni in questa vostra battaglia o vi siete sentiti soli? Diciamo che li abbiamo trascinati in questa situazione, perché in un primo momento erano un po' restii, poi dopo con le nostre sollecitazioni e con la nostra forza d'animo li abbiamo risvegliati un po'. Il governo in tutti questi anni ci ha abbandonato, proprio se ne sono fregati della Sardegna totalmente. E quindi è giusto che siamo scesi qui a Porto Torres a dare un segno di solidarietà e aiutare i colleghi di Porto Torres. Poi soprattutto più siamo e meglio è, l'avvertenza diventa più forte, la lotta è più forte senz'altro. La gente non si deve nascondere, ecco, deve venire fuori allo scoperto per lottare tutti assieme. E se necessario scendere a Roma tutta la Sardegna completa e rivoluzionare la capitale, per far capire veramente a questi governatori e a questi che ci comandano chi siamo e ci dobbiamo far valere, perché stiamo andando proprio allo sfascio, stiamo proprio morendo in Sardegna, non ci resta più niente. Siamo qua per un atto di solidarietà nei confronti dei nostri colleghi operai sardi come noi della Vilnis. E vorremmo cercare di fare un'unione tra tutti gli operai della Sardegna per portare un'avvertenza e far capire a questo merda di governo italiano che i sardi sono sardi, sono una razza da proteggere, non solo da venire durante l'estate da sfruttare oppure farci lavorare nei materiali primari, in stabilimenti in cui stiamo anche dando la vita
la salute per poterli tenere aperti. È una crisi che comunque sta coinvolgendo tutta la Sardegna, ma penso anche tutta la nazione, quindi io credo che soltanto col movimento, con la solidarietà e con le manifestazioni di massa, di lotta tutti insieme, possiamo riuscire a farci sentire e ottenere il nostro risultato, che è quello comunque di difendere il nostro posto di lavoro. Buongiorno. Ciao. Vi portiamo molta solidarietà. Buongiorno a tutti. Ministri Porto Torres. Devono sapere che non è giusto che un padre di famiglia si pianti la croce da solo. Dimostriamoglielo che dobbiamo lottare ancora. Vi voglio vedere coraggiosi. Forza ragazzi. Insieme,
lottare per l'unità del lavoro. Noi dobbiamo essere nord o sud, non fa la differenza. Siamo un popolo unico e dobbiamo continuare a batterci per questo. Nessuno si deve permettere di toglierci altri posti di lavoro. E lo faremo insieme a voi. Noi siamo venuti qua perché siete lavoratori come noi, avete famiglie come noi. E noi dobbiamo vincere queste cose. Noi dobbiamo farci sentire. E se noi ci dobbiamo far sentire a livello regionale, ci faremo sentire. Se ci dobbiamo far sentire a livello nazionale, ci faremo sentire a livello nazionale. Ma noi andiamo anche oltre. Noi superiamo i confini. Ormai siamo arrivati a livello internazionale. Noi andremo oltre. Ma invece no, noi dobbiamo continuare a capire quali saranno le nostre strategie per difendere quello che saranno i nostri posti di lavoro. Quali saranno le prossime azioni? Se servirà che noi siamo insieme a voi o voi insieme a noi, dovremo nuovamente unirci. Dobbiamo riandare verso quel percorso. Noi ormai, la Sardegna se lo meno. Noi ormai adesso ci siamo uniti, sarà un po' difficile che qualcuno separi questo è il nostro, questo è il nostro simbolo vero. Certamente. Questa è la nostra Sardegna e non ci ha, e nessuno ci deve togliere questo. Serve unione, non è unione. Abbiamo iniziato, vedrete che altri seguiranno questo esempio. No, guarda, la giornata di oggi è splendida, è bellissima. Io sono veramente io sono emozionato, ma a livelli, guarda, stratosferici, perché vedere questi ragazzi qua, loro, per noi sono, almeno per me, sono diventati un simbolo, è un qualcosa, sono diventati... loro sono quello che è la l'unità, la forza tra gli operai, tra i lavoratori, tra le persone che chiedono semplicemente di lavorare, di andare avanti e di basta, i loro diritti, chiedono semplicemente i loro diritti. Noi qua siamo da giovedì, noi qua siamo arrivati giovedì e non credo che ci muoveremo presto da qua. Noi da qui andiamo via solo quando avremo risposte veramente sicure, veramente certe. Non ci muoviamo da qua, nonostante ci siano... io ho un figlio di un anno e mezzo a casa. In questi giorni lo stavo vedendo soltanto tramite internet, perché mia moglie mi mandava i video. Adesso siamo completamente tagliati fuori perché è anche mancata la luce, quindi siamo isolati, manco i telefonini funzionano. Adesso siamo veramente nell'isola, dispersi, però noi non molliamo, noi rimaniamo qua e porteremo avanti la nostra azione di protesta. Di continuare così, di non mollare, di non perdere questa determinazione che è molto importante. Rimanete uniti, che è la forza che sicuramente vi porterà, io spero, e spero anche i miei colleghi, di portare almeno la vittoria, la chiamo così, no? Perché il posto di lavoro è un diritto, ce li stanno calpestando i nostri diritti, questo ci fa molto arrabbiare, siccome siamo orgogliosi, perché siamo orgogliosi di essere operai, capito? E quindi noi continueremo nella lotta, voi dovete continuare nella lotta sempre, determinati più che mai. E noi così faremo, noi continueremo a lottare, prima sulla torre, adesso qua sull'isola della Sinara. E noi continueremo fino alla fine, lo sai, non ci ferma nessuno a noi, no? Noi continuiamo. Noi siamo forti. Per noi questa presenza intanto è una gioia infinita che siano arrivati i compagni fraterni dell'Alcoa a trovarci. E tutti insieme credo che avremo una voce ancora più alta dal punto estremo della Sardegna per farci sentire a Roma, dove sono molto sordi, però questo sarà un urlo terribile. Penso che sia venuta l'ora di chiarire le cose. Qua in Sardegna non si scherza, noi dobbiamo lavorare, noi siamo i migliori lavoratori del mondo, la gente la deve capire. È idiozia pura perdere la nostra professionalità. Noi insegniamo alle persone rispetto, noi siamo docenti del rispetto e tutto questo rispetto però lo vogliamo, devono imparare e ridarcelo, restituircelo in maniera, nella maniera dovuta. Adesso questo è un momento di gioia, però questo momento di gioia non ci fa dimenticare le nostre pene nella maniera più assoluta. Adesso è ora di risposte, risposte vere. Non riesco a capire cos'altro dobbiamo fare noi per far valere i nostri diritti sacrosanti.
mi auguro che questo messaggio arrivi e che, perché arriva da uno dei più anziani qua dentro, perché oltre al mio futuro qua c'è il futuro dei miei ragazzi e non si può assolutamente giocare con questa cosa. Perché siamo venuti a farci la vacanza. Sinceramente noi la vacanza la facciamo insieme alle nostre famiglie, ai nostri figli e alle nostre mogli. Solo avrebbe risolto il problema, ma non avrebbe neanche fatto nascere questo problema. Ho 37 anni di contributi e quindi posso permettere di dire che sono orgoglioso di tutti questi ragazzi e adesso anche di voi perché vi ho conosciuto di persona. Non volevo mai. Molti dei miei compagni la pensano così, un allarme, e voglio lanciare un segnale ai sindacati nazionali perché devono seguire le lotte operaie con maggiore determinazione. Il segnale che oggi noi abbiamo dato con l'unione di due lotte operaie, l'unione degli operai del Sulcis, l'unione degli operai del petrolchimico in un'unica lotta che sta dando dignità al lavoro e che sta dando dignità alla Sardegna. Vi ringrazio ancora una volta. Gemellaggio che stiamo facendo in questo momento, visto che noi abbiamo avuto un'avvertenza, abbiamo ancora un'avvertenza in corso da definire, loro sono ancora sotto osservazione, diciamo, da parte dell'opinione pubblica, siamo venuti a rincuorare loro per quello che abbiamo fatto noi e abbiamo fatto un gemellaggio e il gesto che abbiamo fatto, simbolico e anche semplice, è scambiarci la giacca. Giusto per avere un ricordo gli uni degli altri della situazione in cui ci troviamo. La Sardegna unita, unita nella lotta, il posto di lavoro non si tocca, non si tocca. Forza ragazzi che ce la fate anche voi. Dai, sempre più forti. Ciao ragazzi. No!
calato il buio per le strade di Porto Torres, bloccate dai caschetti che battono sull'asfalto. Solo il tempo di farsi sentire più forte e poi gli operai dell'Alcoa lasciano il nord dell'isola dopo una giornata intera passata a cantare a squarciagola, ad urlare la propria rabbia e a incitare i propri compagni di lotta, quelli dentro una torre, quelli dentro una cella umida che di notte si riempie di spifferi e di incubi. Se ne vanno con quella sensazione dolce e amara insieme di chissà di aver lasciato un po' del proprio coraggio e di aver spazzato via, almeno per un giorno, almeno per un po', la rassegnazione. I'm not afraid to die.